sta valevole per il girone D di prima categoria. Questo è Saxa Flaminia Nova 7. Ora, ancora qualche istante, tra pochissimo entreranno in campo Saxa Flaminia in maglia verde e bianca, e invece classico nero come la notte per la Nova 7, e verde muschio. Accompagna tutti in campo Gianluca Bruschi, che dirigerà il corteo arbitrale. Oggi, come potete vedere, postazione leggermente più spostata rispetto al centrocampo. Siamo dovuti adattare ai padroni di casa al Saxa Flaminia, però devo dire che l'inquadratura permette una buona visibilità del campo. Chiede l'ok a ingaggi della Rovere e siamo dentro al match. Iniziato giro palla del Saxa Flaminia. Questa prima offensiva che sta cercando di coordinare la Saxa Flaminia. Fraschetti la gira verso Kirilenko. Mano l'appoggio per Palermitano, poi si allarga su Coccia, accompagna il movimento ancora il numero 4. Gioca orizzontalmente verso Di Cesare, poi in verticale, bandierina che per ora rimane abbassata. L'intervento è regolare, c'è al centro De Dominicis che chiama la conclusione. Qui palla angolata male, vara su terra, un po' di confusione. Sanelli che prova a chiudere la traiettoria di Opre, che si allarga verso Kirilenko, che è salito intanto sulla fascia sinistra. Perso il controllo, buona la lettura di Meluzio. Mattonella forse troppo indietro, ha scelto di appoggiare per Kirilenko, che libera il mancino in area. Deviazione di testa di Opre, che però non è perfetta, mette il pallone sul fondo. Di Palma stavolta riesce a crossare di testa. Proietti, Innangi che riesce ad inchiodarla a terra. Pallone ancora in gioco, prosegue, altro cross, cade un giocatore in area, deve solo girarsi e calciare. E lo fa, arriva la rete di Gianluca De Dominicis. Tutti a festeggiare al 32esimo minuto, apre le marcature la Nova 7. Dai, Loro due con Morolli. Tomasacci. Serve la verticale di Morolli, non c'è il fallo. Buono il recupero della Nova 7 sui piedi di Petrucci. La allunga verso Coccia, può calciare Coccia! Arriva il raddoppio della Nova 7, la firma di Matteo Coccia a portare in avanti i ragazzi di Vulpiani. Si prepara la sventagliata. Tutti sul pallone, vediamo cosa dice Bruschi. Sì, Sanelli e quindi Sassa ora sul laterale. Sentiero tortuoso, prova comunque a spingersi, la formazione in maglia verde cade a terra. Tomasocci, ma ormai aveva calciato. Palermitano. Rante. Ed è ancora Palermitano, cerchio bloccato, non c'è fallo, parte il mancino, attenzione. Il tocco di Lia, la guarda scorrere Innangi, era molto avanti rispetto ai due pali, pallonetto che poteva essere letale. De Cross in mezzo, filtra il pallone, Francesco Innangi. Papantuono, sceglie di non calciare, Sanelli, prova a cambiare gioco, si avvicina Sanelli. Prova ad appoggiarla, qui lasciano troppo spazio i ragazzi della 97 che ora provano a comprimersi attorno a Lia. Movimento di ripartenza. Golia, Golia, parte Golia. Peluzio. Papantuono. Sanelli. Riccionin. Costretti alla costruzione orizzontale, ora provano a spingersi ancora sulla fascia sinistra con Di Palma, che finta, poi passa per Capogna,
il cross e il mancino di Di Palma. E qui la deviazione che trova solo l'esterno della rete. Difendere, parte Sacchetti. Tiro a giro che supera la barriera, ha provato a rindirizzarla. Riccionin, e qui trazione di Francesco Innangi. Kirilenko. Ulpiani, poi palla che rientra nella retroguardia da Innangi. Tavaniello. Secondo minuto extra, intanto appena scoccato, qui Sacchetti non commette fallo, è lunga, buona per Neroni, Neroni prova a girarsi, qui perde l'attimo, prova comunque a calciare. Kirilenko prova ad allungarla, la rovere sicuro. Non c'è tempo per rimettere in gioco il pallone perché ci sono i tre fischi che chiudono qui la 22esima giornata. Nova 7 che può ritornare a casa con i tre punti conquistati in campionato.